Ciao a tutti, oggi è martedì 18 luglio 2023. Oggi sto raccogliendo il seme delle coste, delle bietole da coste, dette anche erbette, e ne ho tante da raccogliere. Ho detto, tanto che le raccolgo faccio un video così li faccio vedere a chi può interessare. È una cosa molto semplice, però giusto per farvi vedere il grado, magari come il grado di maturazione del seme e quando è pronto da raccogliere. Allora, qui in questo filare ho messo i carciofi e poi intorno avevo messo le bietole. Le ho messe qua perché le lascerò qui, cioè perenni, diciamo. Perché magari ci vado a dare una zappatina per togliere un po' d'erba, i carciofi rimarranno qui. Adesso lì ce n'è uno fiorito e le bietole le ho messe nei lati. Ed è molto semplice. Non si fa altro che sgranarlo. Si prende e poi si fa scendere il seme. E poi dopo, una volta raccolto, si mette a essiccare magari all'ombra con un setaccio di quelli a rete, sono comodi. Io ne ho, ne sono fatti tanti, fai da te, sono molto comodi. L'importante è che il seme sia bello secco e lo stendete, perché se non è secco cosa succede? Succede che tende a fermentare, si attacca tutto. Quindi è importante raccoglierlo secco, e se non è proprio secco come questo, che questo qua è perfetto perché è bello 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 secco, marroncino, e poi, cioè, essendoci un caldo atomico, viene via bene, perché se non c'è molto caldo tende, queste qua sono rosse, queste qua sono sempre bietole da costa rosse. Questi qua sono un attimino indietro, però lo sganiamo così. Facciamo con le mani, poi io lo butto qua, così se c'è qualcosa. E poi cerchiamo di raccogliere dove è più bello. Questi qua, tanto che siamo qua, diamo una tagliata a queste erbacce qua. I carciofi, vedete, stanno fiorendo. Abbiamo lasciato un paio così da tenere insieme, li ho voluti lasciare a Veronica. Invece le bietole prendiamo con le nostre forbici, tagliamo, facciamo magari un mazzetto così, e con questo movimento qui, poi dopo togliamo anche il pezzo che c'è dentro, possiamo fare anche così, e andiamo a rimuovere questi fusti. Comunque dopo, con l'apposito setaccio, uno ci dà proprio una setacciata rapida, in modo che passi il seme e tutto questi fusti rimangano qua. Viene via molto bene. Ne ho quintalate di seme, perché quest'anno, tra l'insalata, la rucola, la cima di rapa, c'è un sacco di seme, perché c'è stato secco, sono venuti, è venuto bello, è seccato bene, si toglie bene, poi ne avevo lasciato e allora quest'anno è andato bene. Dopo, a breve, sta maturando quello delle cipolle, ho visto che anche quello lì sarà da raccogliere. Adesso non è ancora pronto, ma adesso magari dopo ve lo faccio vedere. Facciamo ancora qualche piantina, giusto per, poi vi faccio vedere un attimo il seme della cipolla, tanto da non fare un video da 2 minuti. State attenti a non mescolare altri semi, tipo i papaveri li lasciamo qua, prendiamo solo le bietole, e poi magari se volete usare dei guanti, evitate di scorticarvi le mani. Qui avevo già fatto un giro la settimana scorsa e ne avevo già raccolto un po'. Quello che era già pronto l'avevo già raccolto.
perché non, la maturazione è un po' scalare, non è che matura tutto insieme, quindi magari ogni tanto fate un giro con un secchio. Infatti si vede che qua, tipo, qua si vede che non c'è quasi niente perché l'ho già passato e avevo già raccolto. Un po' poi, un po' va in terra, quando è pronto, perché magari tira il vento o viene un temporale, allora un po' cade, un po', e dopo rinascono da soli. Magari un pochino ce le lasciamo, tanto qui, come vi dicevo, è in mezzo ai carciofi, quindi se nasce qualcosa non è un problema. Poi ne ho anche nell'altro orto, perché non ne avevo messe un sacco. Queste qua le avevo un po' in giro dappertutto anche, e poi le ho tolte con la vanga a inizio primavera e le ho messe qua, in modo da poterle far andare assieme, perché le avevo seminate magari in mezzo a altre verdure che dovevo passare alla terra, e allora le ho spostate qui. Facciamo questo. Dopo con calma, quando sono belle secche, gli diamo con le mani, andiamo a togliere i semi prima di setacciarli, poi una bella setacciata. E se avete un setaccio magari che ha dei fori un pochino grandi, potete far uscire la piccola, tenervi solo la semenza più bella, se ne avete tanto. Se ne avete diversi di setacci, potete fare anche questo passaggio per tenere il seme magari quello un po' più grande, che tende a germinare meglio sicuramente di quelli piccoli, perché anche qui ci sono semi più piccoli, semi più grandi, però qui ce n'è di seme quello che si vuole. Poi una volta che io adesso magari un pochino adesso raccolgo magari questo qua, che è un po' più bello, poi l'altro lo lascio qua, così nascono, l'anno prossimo nasce qualcosa. Possiamo fare questo movimento qua, andiamo a togliere un po' quello che viene, i fusti li buttiamo qua, così è già abbastanza pulito. Tanto qua ce n'è di erbette da seminare. Adesso vi faccio vedere le cipolle come procedono, giusto per farvi vedere un attimo. Allora, l'aglione è pronto, adesso quando ho 2 secondi lo tolgo, perché è secco. Allora, le cipolle sono ancora tutte chiuse, questa qua è la gialla di Parma. Se voi prendete un semino, lo vedete, non si è ancora aperto. I semini sono in maturazione, si stanno inerendo. Adesso si vedono proprio appena il seme nero e tra una settimana circa sarà pronto. Questa qua è tutta dorata di Parma. Mentre quelle di Alife d'Alessandro, secondo me, sono appena più avanti, perché il fusto comincia già a ingiallirsi. Quando cominciano a aprirsi, sono ancora tutti chiusi. Quando cominciano a aprirsi, dopo le tagliamo le teste tutte, le mettiamo o sopra un setaccio per farle seccare bene, poi dopo le apriamo e per tenere il seme. Questo qua ormai ci mancherà anche questa una settimana, 10 giorni, dovrebbe essere pronto, dovrebbe essere anche questo.
E in questi giorni, come vedete dai video, sto raccogliendo il seme. Il periodo c'è, cioè, il seme dei vari orticoli, insalata. E poi sto dividendo i pomodori man mano che li raccolgo. Come avete visto, i più belli tengo il seme e lo metto via. Abbiamo visto le bietole da costa e poi ci saranno le cipolle. I cavoli, avevo già fatto il video, l'ho già raccolti, le cime di rape le ho raccolte. E la rucola non ho fatto il video, ma la sto passando man mano. L'ho raccolta un mese fa, adesso ce l'ho raccolta che era abbastanza secca ma non si puliva bene, adesso l'ho messa in soffitta a essiccare per bene. E mi raccomando, tenete il seme, fate andare assieme il vostro orticolo e selezionate le migliori e tenete il vostro seme, moltiplicatelo che non sbagliate mai. Vi saluto ragazzi, grazie per aver visto questo video, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.